Siamo pochi ma buoni, evidentemente tutti motivati ad ascoltare il professor Galloni che oggi ci ha fatto l'onore di essere il nostro ospite. Io sono qui e parlo, mi chiamo Marcella Romano, e sono di presidente dell'associazione Udine 5 Stelle, che è un'associazione culturale che ha sostenuto la lista del Movimento 5 Stelle nei comunali di Udine nel 2013. E che come associazione facciamo anche attività culturali e informative. Questo evento fa parte di una serie di eventi che sono già accaduti. Abbiamo avuto come nostri ospiti la dottoressa Manuel Benini, il professor Rinaldi, all'interno proprio di tematiche che riguardano l'Europa e l'euro, la crisi, insomma, che sta investendo tutti i popoli europei, noi in particolare. Il professor Galloni, come dicevo prima, è il nostro ospite ed è un insigne economista, è una persona che possiamo definire con le mani in pasta, nel senso che tutto il suo curriculum dichiara e manifesta l'alta competenza e la specializzazione tecnica. Il professor Galloni, dopo essersi laureato in giurisprudenza, è stato ricercatore all'Università di Berkeley. Leggo per non dimenticare nulla perché è davvero lungo il suo curriculum. Poi è stato collaboratore del professor Federico Caffè della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma. Professore che Gianni qui accanto a me voleva ricordare. Sì, scusate, ma oggi sono veramente emozionato perché per me avere qui il professor Galloni significa avere essere accanto ad uno dei maggiori economisti attualmente presenti nella scena italiana di stampo di cultura tipicamente keynesiana, che è una dottrina economica che ho avuto l'onore di studiare nel mio corso di studi. E c'è un'altra ricorrenza che desidero ricordare. Adesso quest'anno siamo nel 2014 ed è il centenario della nascita di un grandissimo economista, il professor Federico Caffè, amico del professore Galloni, che intendeva appunto sviluppare e far conoscere l'economia keynesiana al mondo accademico italiano. Ecco, e qui mi permetto anche di ricordare un'altra persona che è scomparsa, sempre amica del dottor Galloni, che si chiama il dottor Naldo Iopolo, il cui anche lui un economista keynesiano, che ha fondato un circolo che si chiama Circolo degli Scipioni, che ha lo scopo di propagandare via web tutta la cultura keynesiana e post-keynesiana, che purtroppo viene mistificata e mistrattata dal pensiero unico. Quindi grazie di essere qui e buon ascolto. Ecco, io stavo appunto dicendo, perché era all'interno del curriculum del professor Galloni, proprio di questa collaborazione che dall'81 all'86 il professore ha avuto con il suo collaboratore amico Federico Caffè. Poi dall'87 al 99 il professor Galloni ha ricoperto delle cattedre di licenza a livello dell'Università Cattolica di Milano, la LUIS, l'Università di Modena, l'Università degli Studi di Roma. Ha avuto molti incarichi e ruoli di alto livello, è stato consigliere di amministrazione della GIPCOL e della Nuova Satin. È stato anche board director della statunitense FinText Corporation e ha ricoperto diversi incarichi e ruoli al Ministero dell'Economia e del Lavoro in Italia.
è stato due ruoli importantissimi nell'INPDAP e nell'OCS e dal 2010 membro effettivo del Collegio dei Sindaci dell'INPS. È autore di tantissimi testi, qui oggi vedete fuori questo, dal titolo Chi ha tradito l'economia italiana, dove l'attenzione del professor Galloni si focalizza proprio su quello che è successo dal dopoguerra ad oggi qui in Italia, quali sono stati i momenti difficili che le scelte politiche oscure per certi aspetti che hanno caratterizzato la nostra economia interna. E quindi oggi abbiamo la possibilità anche di avere accesso a questo, fuori c'è il banchetto. Oggi il professore ci parlerà dell'euro, dell'Europa e dell'euro, di quello che riguarda proprio la ricaduta che questo ha nella nostra politica interna dal punto di vista sia economico che finanziario. Questa Europa che dalla promessa dei padri fondatori, a partire da De Gasperi e Spinelli fino a poi a Prodi, c'era stata presentata come un'Europa dei popoli, un'Europa unita, un'Europa che avrebbe portato benessere a tutti, un'Europa che serviva forte e potente per poter in qualche modo tenere a bada le due superpotenze che venivano fuori una guerra fredda, Stati Uniti e Russia. Questa Europa doveva un po' fare da cuscinetto, no? Di fatto però questa idea di comunione di popoli e nazioni è sotto gli occhi di tutti, non è riuscita, ma anzi sta accadendo tutt'altro. E allora ci si chiede veramente l'euro, questa moneta che di per sé non c'è niente di scandaloso, di demoniaco, di male nell'euro in sé, ma nell'uso che ne viene fatto e che tipo di economia, che tipo di finanza viene in qualche modo avallata attraverso questa moneta, quindi diventa strumento di cosa? Di vita per i popoli o di morte, di distruzione, di disgregazione. Ecco, senza perdere altro tempo, io lascio direttamente la parola al professor Galloni e spero che tutti quanti voi possiate ascoltare con lo stesso slancio e trasporto con cui noi, nell'invitare il professor Galloni, avevamo sentito proprio l'esigenza di avere da lui, che è un tecnico ed è una persona, come avete potuto sentire, chi non l'avesse conosciuto, super qualificata, può sicuramente darci come dritte, come possibilità di comprendere. Grazie a tutti e buon ascolto. Io vorrei approfittare di questa occasione di oggi per fare un ragionamento su quello che è stata l'evoluzione, su quella che è stata l'evoluzione proprio storica di questi 70 anni, seppur in modo succinto, voi per approfondimenti c'è appunto il libro, o le domande dopo, sicuramente ci saranno delle domande, sono qui apposta per rispondere. Però volevo fare tutto un ragionamento in modo poi di arrivare a questa tematica dell'Europa e dell'euro, che sono evidentemente due cose diverse, perché ci sono paesi europei che non hanno adottato l'euro e fanno parte dell'Unione Europea e quindi le due cose non coincidono, però hanno un'ampia area di sovrapposizione ovviamente, in modo di capire veramente, di cercare di capire veramente di che cosa stiamo parlando, non limitarsi a degli slogan che poi possono avere la loro funzione, la loro importanza, perché poi alla fine è chiaro che a livello di massa è importante trovare lo slogan giusto, potrebbe anche essere no euro per ipotesi, ma qui dentro mi auguro che si voglia conquistare una consapevolezza maggiore, perché io dico sempre che per questo mondo come sta andando adesso non è sostenibile e lo dimostrerò. Ma paradossalmente non è così difficile cambiarlo, è tuttavia molto facile cambiare in peggio, che molte ricette anche di coloro che sono contrari all'euro potrebbero portarci ad una situazione peggiore dell'attuale, quindi noi dobbiamo capire
qual è il percorso e quindi il modello economico dietro il quale c'è una cultura, c'è una società, ci sono delle aspettative, soprattutto ci sono delle persone, che vada bene, che vadano bene. Questo è il, come dire, questa è l'ambizione che mi muove in questa mia, diciamo, missione divulgativa, perché se no è chiaro che sarebbe più facile trovare uno slogan, veicolarlo attraverso i mass media e quant'altro e poi fare dei cambiamenti alla cieca, rischiando, ripeto, di cambiare in peggio. Per esempio io nella mia amministrazione, che è quella appunto del lavoro, ho visto diversi cambiamenti, ma tutti in peggio. Quindi non è detto che la riforma, il cambiamento può apporti miglioramento. Questo non vuol dire che dobbiamo tenerci quello che abbiamo, tutt'altro, come vedrete è tutt'altro il mio messaggio, però vi invito a trovare un percorso di ragionamento in cui spero di essere utile per vedere quali sono le basi, le radici, eccetera. Prima tu parlavi dell'Europa e quindi adesso vediamo un attimo come i cambiamenti di modelli economici, ne abbiamo avuti 4 in questi 70 anni, si siano accompagnati con una visione dell'Europa e conseguentemente con una introduzione di questa moneta che era coerente con la cultura sottostante. Il primo periodo che io definisco di capitalismo espansivo, ovvero keynesiano, va dal 44 al 79. È un periodo, diciamo, che empiricamente definisco sostenibile, perché lo dimostra il fatto che sia durato 35 anni, che è un periodo piuttosto lungo. Vedremo che gli altri 3 modelli capitalistici che si sono susseguiti avevano avuto o hanno una durata più breve, e conseguentemente anche a livello empirico pratico si rivelano non sostenibili perché crollati. Poi ci sono delle ragioni più teoriche, più sistemiche, le vedremo. In questo capitalismo espansivo fondamentalmente ha 2 caratteristiche, non ha solo queste 2, ma fra le tante ha 2 caratteristiche importanti che poi sostanzialmente abbiamo perso in seguito. La prima è il riferimento alla cosiddetta regola aurea di Cambridge, che consiste nel definire la distribuzione dei guadagni di produttività. I guadagni di produttività sono l'aspetto principale delle nostre economie. Ora, secondo la cosiddetta regola di Cambridge, che grosso modo nell'ambito della cultura post-keynesiana, i guadagni di produttività si dividono fra 3 soggetti: i lavoratori, che quindi guadagnano di più ed escono dalla loro condizione di proletari, lo Stato, che attraverso le tasse aumenta la spesa pubblica per servizi sociali, istruzione, trasporti, sanità, così sgravando la classe media di queste spese, che e mettendola perciò in condizioni di spendere di più per consumi. E terzo, ovviamente, i proprietari, i cosiddetti capitalisti, i percettori di profitto, che sono la componente sacrificata durante questo 35enne. Ma hanno un grande vantaggio i proprietari, che siccome aumentano le vendite, cioè è un capitalismo di mercato, è un capitalismo espansivo, è un capitalismo keynesiano, che tra l'altro si deve confrontare con, come si ricordava prima, con l'alternativa del socialismo reale. Durante questo periodo ancora c'era il cosiddetto comunismo, il cosiddetto socialismo reale. E allora, in buona sostanza, poiché il valore delle imprese dipende dai loro redditi futuri, il fatto di dare una parte dei guadagni di produttività ai lavoratori e una parte dei guadagni di produttività allo Stato, e quindi aumentare il consumismo attraverso l'aumento della spesa pubblica per i servizi che non sono più pagati dai privati ma appunto dalla collettività, fa sì che le prospettive di vendita delle imprese aumentino. Quindi le imprese domandano lavoro, c'è più occupazione, questo
accelera il processo dei consumi e via dicendo. Questa è la sostenibilità di questo capitalismo. Ora, i proprietari, come percettori di profitto, sono fortemente sacrificati. Keynes parlava, e lo ricordava sempre Nando Ioppolo, di eutanasia del rentier, cioè chi non lavorava non doveva più esistere nella società civile. Quindi il capitale era visto non tanto come un fattore produttivo, in questo c'era il collegamento con l'analisi marxiana dei fattori produttivi, perché secondo Sraffa, i neo-ricardiani, ricardiani, eccetera, il fattore produttivo è uno solo, non è che c'è capitale e lavoro, c'è solo il lavoro. Il capitale serve strumentalmente per portare avanti i processi produttivi. Allora, in questa concezione, i proprietari non è tanto che non accettino livelli bassi di profitto netto ovviamente, perché il profitto complessivo è elevatissimo, ma viene distribuito, come sto dicendo, alla classe lavoratrice, alla classe media, allo Stato, e a loro gliene tocca poco. Ma hanno, dal punto di vista economico, il grandissimo vantaggio di vedere valorizzate le loro proprietà, le loro imprese. Il motivo per cui i proprietari si ribellano a questo tipo di capitalismo che portava avanti la democrazia e quant'altro è che si sentono un po' emarginati nell'ambito della società, in ambito politico, contano di meno dal punto di vista culturale, perché è una cultura, questa del 44-79, di tipo più manageriale, appunto, come sto dicendo, espansivo, basato sull'aumento delle vendite, non sulla riduzione dei costi, quindi è una logica più macroeconomica e meno microeconomica, cioè si aveva la consapevolezza che se il singolo datore di lavoro pagava di meno i suoi collaboratori realizzava un profitto maggiore, però se tutti i datori di lavoro avessero potuto fare così, cioè pagare poco il lavoro, le vendite sarebbero diminuite e quindi il profitto sarebbe diminuito. Questo era il conflitto fra la micro e la macro. Fra la piccola macroeconomia. Però questi proprietari in qualche modo si organizzano e durante gli anni 70, perché il modello keynesiano comincia a mostrare alcuni limiti, riescono a riproporre un modulo proprietario e liberistico che poi avrà successo nel corso degli anni 80. Quali sono i limiti del modello keynesiano? Prima di tutto che è un modello basato su un aumento sfrenato dei consumi. Quindi è chiaro che tutto questo consumismo richiedeva, per essere sostenibile, un intervento in termini di qualità dei consumi, cioè bisognava passare da consumi fortemente impegnativi per le risorse non rinnovabili a consumi che invece riguardassero lo sviluppo della personalità, della creatività, l'arte, i servizi di cura delle persone e dell'ambiente. E questo era senz'altro un processo possibile, perché è naturale nelle nostre società, una volta che hai appagato bisogni, diciamo così, più materiali, puoi passare ad appagare bisogni più, diciamo così, immateriali. Secondo limite del modello keynesiano era che si basava su un'economia chiusa, mentre le economie si stavano aprendo enormemente. Allora questo aumento di reddito della classe media spesso si scaricava sull'acquisto di prodotti di importazione e si evidenziavano quindi limiti alla bilancia dei pagamenti o alla bilancia commerciale, cosiddetto vincolo estero. Terzo limite del modello keynesiano, che sottovaluta gli aspetti dello sviluppo tecnologico, meglio non lo considero sviluppo tecnologico, è il fatto che si diversifica la domanda di lavoro da parte delle imprese a fronte della segmentazione dei gusti dei consumatori. Durante gli anni 60 c'è stata una grande rivoluzione culturale dalla quale si è usciti con cambiamenti nei gusti dei consumatori, cioè mentre prima tutto era, fino agli anni 60 tutto era standardizzato, le automobili, gli elettrodomestici, eccetera,
Dopo, con questo cambiamento dei gusti dei consumatori, tutta la produzione deve tener conto di richieste sempre più specifiche, per cui la crescita non è più solo quantitativa, nel senso che aumentava la domanda e quindi aumentavano gli impianti, quindi aumentavano le economie di scala, i costi erano decrescenti e i guadagni erano crescenti. Questa è la cultura sempre degli anni 50, 60 e 70. Quindi la nuova figura, diciamo così, di lavoratore richiesto dall'impresa è un problem solver, è uno che deve trattare con il pubblico, è uno che deve essere capace di risolvere situazioni per le quali non è stato nemmeno istruito e comunque che deve avere un titolo di studio più elevato rispetto all'operaio tipico della catena di montaggio fino agli anni 70. Allora succede che praticamente mentre fino a un certo punto di fronte a un momento di disoccupazione, lo Stato aumentando la spesa pubblica creava domanda e conseguentemente per via dell'aumento degli ordini le imprese riassumevano i lavoratori che avevano messo in cassa integrazione o che avevano licenziato per far fronte alla ripresa della domanda. Con la nuova situazione e i nuovi piani industriali delle imprese, non è detto che queste ultime pensassero di trovare le figure professionali di cui avevano bisogno, per cui gli acquisti sull'estero, quindi l'apertura delle economie, la diversificazione della domanda di lavoro, il timore da parte delle imprese a fronte di determinati piani industriali di non trovare le figure professionali necessarie riduceva l'efficienza della spesa pubblica espressa da un moltiplicatore che diceva che se spendevo 1 in disavanzo o di spesa pubblica avevo 1,5 di effetto sulla domanda e quindi il sistema si reggeva anche su questo moltiplicatore, su questa formula che rendeva più efficace la spesa pubblica rispetto alla spesa privata in buona sostanza. Quindi viene attaccato questo modello con un ritorno a quello che era fallito con la crisi del 29 e con gli anni 30, dimenticandosi tutto il dibattito culturale intensissimo che c'era stato a partire appunto dagli anni 30. E non dimentichiamoci che questi 35 anni sono stati anni di sviluppo, di crescita della democrazia, di rafforzamento della classe media e quant'altro. Quindi i proprietari pretendono di aumentare il profitto corrente, ovvero che ci sia un rendimento più importante negli investimenti finanziari. Fino agli anni 70, infatti, le banche non remuneravano i depositi o molto poco e i conti correnti non erano remunerati, invece le banche inglesi, comincia da lì tutto quanto, cominciano a remunerare, cioè a farsi concorrenza fra di loro e a remunerare i conti correnti e i depositi. Fino a quel momento lo Stato, quando aveva bisogno di moneta, emetteva titoli a basso tasso di interesse. Se il mercato non li assorbiva, la banca centrale stampava moneta, la scriveva a proprio debito, metteva al proprio attivo i titoli che comprava, fornendo appunto la carta moneta agli stati, anche perché nel frattempo, dopo il 1971, non c'era più nessun agganciamento della moneta all'oro, quindi la moneta si stampava e basta. Ovviamente fino agli anni 70 l'umanità aveva avuto bisogno di ancorare la moneta a un metallo prezioso o qualcosa del genere, perché non poteva stamparla illimitatamente, in quanto le capacità produttive potevano essere superate dalla pretesa di acquisto da parte dei possessori di moneta e questo creava inflazione. Ma con gli anni 70 e a maggior ragione oggi, come si è visto, stampare anche quantità illimitate di moneta non determina inflazione, perché le capacità produttive e tecnologiche sono esagerate, sono esuberanti. Per fare un esempio, questo è un concetto molto importante, questo dell'inflazione: quando i forconi bloccarono i camion che rifornivano i supermercati in Sicilia e i supermercati stessi erano vuoti, era volata sull'inflazione, perché la gente non trovava più i prodotti. Mia nonna mi raccontava, quando ero ragazzino, che durante la guerra aveva dato un anello col brillante per prendere una cipolla, perché dentro un negozio c'era solo una cipolla.
la moneta non valeva più niente, cioè, voglio dire, sono cose, ma sono situazioni appunto in cui si dimostra che l'eccesso di moneta è tale in quanto non ci sono i beni e servizi da comprare, no? In cui l'offerta di beni e servizi è esuberante, esagerata, è chiaro che non c'è una quantità di moneta che determina inflazione. Quindi che cosa succede? Sono due fondamentalmente, o meglio tre, i canali che portano ad aumentare i tassi di interesse, a restituire importanza ai proprietari e ai redditi. La prima è la concorrenza fra le banche, che aumentano i tassi di interesse perché se devono remunerare i depositi e i conti correnti devono far aumentare i tassi sui prestiti per guadagnare sulla differenza. La seconda è appunto che gli stati non possono più contare sulla automatica collaborazione delle banche centrali e quindi la domanda di moneta per coprire i loro fabbisogni richiede un aumento del tasso di interesse se il mercato non assorbe tutta l'offerta. In Italia, per esempio, questo avviene tra l'81 e l'82 e c'è una esplosione dei tassi di interesse fino alla fine di questo modello, che poi vedremo finisce nel 92, di questo capitalismo, diciamo, proprietario, di questa rivincita del capitalismo proprietario durante gli anni 80, ed è in questo periodo che il debito pubblico raddoppia, supera il PIL e poi si manterrà stabilmente 30% in seguito. Quindi la ragione per cui noi abbiamo un alto debito pubblico non è stata la genericamente spesa pubblica, ma è stata la spesa pubblica per interessi, perché la spesa pubblica primaria non avrebbe assolutamente determinato un debito pubblico più alto di quello degli altri paesi europei. Noi in Italia abbiamo avuto questo debito così alto perché è stata voluta, e lì si spiega traditori, chi l'ha voluta e perché l'ha voluta, questa crescita esagerata dei tassi di interesse, perché lo Stato doveva pagare di più la moneta. Questo ha danneggiato enormemente la nostra economia, perché l'orizzonte temporale delle imprese si accorcia, quindi si assumono meno giovani, si licenzia di più, si fanno meno investimenti produttivi, anche per la semplicissima ragione che i proprietari vedono di poter avere un rendimento elevato anche non facendo degli investimenti produttivi, ma facendo degli investimenti meramente finanziari. Nella fattispecie, cioè durante gli anni 80, l'investimento finanziario tipico era l'acquisto di obbligazioni pubbliche. E delle obbligazioni pubbliche le più importanti come riferimento benchmark mondiale erano proprio le obbligazioni, i titoli di Stato dello Stato italiano, che rendevano netto il 7%, cioè depurato dall'inflazione, che è un rendimento annuale, un tasso di interesse elevato. Ovviamente con l'aumento della disoccupazione e la riduzione dell'occupazione, soprattutto industriale, si possono contenere i salari, e questo riduce il potere delle classi lavoratrici. In Inghilterra questa è la politica principale, la Thatcher accetta la deindustrializzazione del paese pur di sgominare i sindacati. Il terzo elemento di crescita dei tassi di interesse, e per certi versi anche il più devastante, è la uscita dopo il G7 di Tokyo del 1979 dal modello culturale voluto a Bretton Woods subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era un modello che prevedeva una forma di solidarietà fra gli stati del Fondo Monetario e della Banca Mondiale. In altri termini, se un paese non ce la faceva ad esportare o stava importando troppo, gli si consentiva di svalutare la sua moneta in modo di aumentare le esportazioni e diminuire le importazioni. Viceversa, siccome anche un avanzo commerciale strutturale, cioè stabile e duraturo, era considerato un elemento di squilibrio, il paese che esportava troppo o importava troppo poco veniva spinto a rivalutare la propria moneta in modo di ridurre le proprie vendite all'estero e aumentare i propri acquisti dall'estero. Questo, vedete, ripeto, è un modello sostenibile, perché in questo modello il forte va in soccorso del debole.
E questa era la logica nella quale l'idea di Europa va avanti, che è un'idea fondamentalmente di un mercato. Nasce con l'Euratom e con la CECA, carbone e acciaio, l'atomica, e poi via via si spinge fino all'obiettivo all'inizio considerato quasi utopistico di eliminare dazi, dogane e fare un unico mercato. L'obiettivo, il discorso della moneta ancora non c'era, c'era il discorso di avere un mercato, perché si crede nel mercato. Però attenzione, durante questo 35enne il concetto di mercato è un concetto di contrapposizione alle economie socialiste. Quindi se da una parte c'è il mercato e quindi c'è questa libertà di vendere e di comprare, così è inteso il mercato correttamente, dall'altra parte c'è il welfare, c'è l'intervento dello Stato, ci sono gli aiuti, perché non si considera che il mercato stesso sia capace di regolare l'economia. Quindi ci si contrappone alle economie socialiste che non hanno mercato per avere mercato, per dare ricchezza, questo e quell'altro, ma non si ritiene che il mercato, fino alla fine degli anni 70, sia il regolatore dell'economia, anzi il regolatore dell'economia, vediamo le leggi che vengono prodotte in questo periodo, è proprio lo Stato che trova nel momento del confronto democratico, di partiti democratici che vanno al governo, eccetera, eccetera, la possibilità di regolare il sistema. È in questa cultura che l'idea d'Europa va avanti, e quindi c'è il mercato da una parte, ma c'è la crescita del welfare dall'altra. Con il G7 di Tokyo del 79, dunque, ogni paese viene considerato responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Quindi, a differenza di quello che era successo fino a quel momento, se un paese ha uno squilibrio commerciale, cioè esporta poco e importa troppo, viene spinto non a svalutare la moneta, che sarebbe un aiuto che gli viene dato, ma ad aumentare il tasso di interesse per attirare capitali dall'estero e con quei capitali riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Però così questo paese si indebolisce, perché con l'aumento dei tassi di interesse farà meno investimenti nell'economia reale, accorcerà l'orizzonte temporale delle imprese e conseguentemente si indebolirà ancora di più. Viceversa, un paese forte, non essendo più costretto a rivalutare per aiutare i vicini, potrà far scendere il proprio tasso di interesse, ma così diventerà ancora più forte, perché con un tasso di interesse estremamente basso farà più investimenti in innovazione tecnologica, in crescita economica, in infrastrutture, eccetera, e diventerà ancora più competitivo. Quindi questo modello, che dura dall'80 al 92, questo capitalismo proprietario, è meno sostenibile, o meglio è insostenibile, lo dimostra il dato empirico che dura solo 12 anni, ma anche il dato teorico che se il forte diventa sempre più forte e il debole diventa sempre più debole, il sistema è insostenibile. E infatti le monete in questo periodo legate alla teorema o teoria dei tassi fissi, quindi non si può svalutare, non si può rivalutare, bisogna tenersi dentro certe parità, eccetera, eccetera, subiscono poi la loro sorte, e nel settembre del 92 questo sistema crolla. In quel momento quali erano i paesi forti? Sicuramente la Germania era e l'Italia era l'esempio del paese debole. Con la crisi del sistema monetario europeo del 92 crollano i tassi di interesse e si riportano repentinamente sulle medie storiche, ma i proprietari non mollano l'osso e quindi passano da un capitalismo proprietario di tipo classico, ritornano a quello che è un capitalismo finanziario, in cui in buona sostanza, siccome le obbligazioni non sono più appetibili perché non danno più rendimenti elevati, tornano a dare rendimenti bassi, infatti i debiti pubblici si stabilizzano, purtroppo per noi avevamo già raggiunto la soglia del 120% del PIL, a questo dopo ci torniamo se volete un altro discorso. Il punto è che i proprietari comprano
quindi anche risparmiatori, anche piccoli proprietari, non stiamo parlando solo delle famiglie capitali, comprano le azioni, si mettono sul mercato, entrano in borsa. Questo è un capitalismo finanziario che ha come obiettivo quello di massimizzare il rendimento dei titoli finanziari, o meglio dei titoli di borsa. Nel frattempo però si erano mostrati all'orizzonte i nuovi soggetti capitalistici, cioè i fondi pensione e gli investitori istituzionali. Questi ultimi si comportano da proprietari, cioè per esempio la sinistra, per esempio in Italia, corre appresso a questo nuovo capitalismo, perché non è un capitalismo delle famiglie, va contro le famiglie capitalistiche, che però erano espansive, accettavano un basso profitto per vedere una elevata valorizzazione del patrimonio. Quindi la sinistra corre presso agli investitori istituzionali, trascurando che gli investitori istituzionali ragionano da proprietari, cioè vogliono un certo saggio di profitto. E siccome durante gli anni 70-80 si erano impegnati a garantire ai loro sottoscrittori il 7%, perché quello rendevano le obbligazioni, soprattutto quelle italiane, durante gli anni 90 devono mantenere lo stesso impegno, comprano, entrano in borsa ed essendo grandi, grandissimi, acquistano pacchetti di controllo. Non è il piccolo risparmiatore che prende l'azione e spera che si valorizzi, però se tutti comprano le azioni si valorizzano per un fatto finanziario indipendente dall'economia reale. I grandi investitori istituzionali, fondi pensione, comprano pacchetti di controllo e assegnano al management l'obiettivo di guadagnare il 7%, perché hanno preso quell'impegno, quello sottoscrittori, e lo devono mantenere. Ora, nel 20% dell'economia, che è innovativa, raggiungere il 7% di saggio di profitto è una cosa relativamente facile. Quindi si può investire, crescere, aumentare l'occupazione, aumentare la produzione e lì ci siamo. Ma nell'80% dell'economia, invece, cioè nel grosso dell'economia, il 7% è un obiettivo quasi immaginario, nel senso che sì, ci possono essere delle nicchie, delle situazioni particolari, ma fondamentalmente non è facile da raggiungere. Ma ai manager viene assegnato questo compito, e i manager per raggiungerlo che cosa fanno? Chiudono i centri di ricerca, smettono le analisi di mercato, licenziano la manodopera più esperta e più pagata, approfittano dei prepensionamenti, assumono i precari, quindi la flessibilizzazione del lavoro diventa non più un'esigenza dell'impresa che deve adeguarsi alla nuova situazione della domanda di lavoro, ma diventa una funzione della valorizzazione del capitale. Disastro. E in questo modo praticamente tutto il modello si basa sul fatto di ridurre l'occupazione di più di quanto non si riduca la produzione. Questo fa crescere la produttività e fa diminuire l'occupazione. In questo si fa profitto. Profitto che aumenta se poi si fanno i prepensionamenti, come ho spiegato prima. Quindi questo capitalismo finanziario scarica sulla società, sulle famiglie, sui lavoratori il rischio. Cioè, mentre fino a quel punto il profitto era la conseguenza dell'aver venduto, fatturato, poi pagati i costi, pagati i lavoratori, pagate le tasse, alla fine quello che restava, restava, e quindi il rischio era di chi ci aveva messo i soldi o li aveva presi in prestito, adesso diventa il rischio, viene scaricato sulla società e il profitto viene preso all'inizio del ciclo del prodotto dai proprietari. Questo terzo tipo di capitalismo va dal 92, come ho detto, quando crollano i corsi obbligazionari e cominciano gli investimenti e il boom delle borse, fino al 2001, che è l'anno in cui praticamente comincia questa crisi, con l'inizio della fine della primavera del 2001, con l'appalesarsi del rendimenti decrescenti, eccetera, e comincia la speculazione a ribasso. Nel frattempo le banche avevano ottenuto, quindi negli anni 90,
avevano ottenuto il ripristino dell'universalità, cioè l'abbandono delle leggi Glass-Steagall, ovvero di netta, in Italia legge bancaria del 1936, cioè la netta separazione tra chi faceva credito all'economia e chi invece faceva attività speculative sui mercati. Quella legislazione aveva garantito un grande equilibrio bancario e non c'erano state più crisi bancarie per un sessantennio. Fu abbandonata perché le banche volevano a loro volta andare in borsa, emettere titoli, quotarsi e quant'altro, vendere i propri titoli alla propria clientela e quant'altro. Ottengono dunque questo risultato, e però assumono impegni con i loro sottoscrittori, quindi fanno meno credito e invece si mettono in attività speculative finanziarie. Con la fine del modello, diciamo così, strettamente finanziario, le banche si accorgono nel 2001 che essendo non più elevati, sufficientemente elevati o crescenti i rendimenti, non possono garantire quello che si erano impegnati. Le banche più o meno garantivano rendimenti intorno al 5%. Allora che cosa fanno? Cominciano a fare i derivati. Derivati nel breve periodo sono una tecnica bancaria comune, cioè in pratica, adesso ve la semplifico, prendo soldi, capitale dai nuovi sottoscrittori promettendogli rendimenti che non potrò mantenere, ma comunque prendo questi, e con i soldi dei nuovi sottoscrittori pago gli interessi ai vecchi sottoscrittori, cioè mantengo l'impegno ai vecchi sottoscrittori. Se io questo lo faccio per un breve periodo, poi c'è la ripresa e ritorno a crescere, chiaramente la cosa si riassorbe e nessuno se ne accorge. Però che cosa succede dalla fine della primavera del 2001? Che gli esperti, gli economisti, persino i premi Nobel, i centri di ricerca, tutta gente poi sui libri paga delle banche, intendiamoci, prevedono che c'è la ripresa. Il prossimo trimestre ci sarà la ripresa, non vi preoccupate. Il prossimo semestre ci sarà la ripresa, non vi preoccupate. Il prossimo anno ci sarà la ripresa, non vi preoccupate. Infatti sono 13 anni che questi disgraziati prevedono la ripresa senza spiegare perché, li ho sempre colti in castagna, perché ho detto: ma perché prevedi che ci sia la ripresa quest'altro anno o il prossimo mese? Dimmi qual è la ragione, aumentano le vendite? Ci sono nuovi prodotti? Qual è la ragione per cui c'è la ripresa? Perché la ripresa deve avere una motivazione, no? Per esempio, durante l'epopea di Bush si è visto che la riduzione delle tasse non porta alla ripresa, perché i poveri già non pagavano le tasse e quindi non hanno nessun vantaggio dalla riduzione, che sarebbero quelli che se avessero un reddito lo spenderebbero, non hanno niente prima e non hanno niente dopo. La classe media otteneva negli Stati Uniti un sacco di quattrini, un sacco di dollari di riduzione delle tasse, ma poi doveva pagare molto di più perché alla riduzione delle tasse corrispondeva una riduzione della spesa pubblica, per cui dovevano pagare molto di più per curarsi, per mandare i figli a scuola, per i trasporti, e quindi si è impoverita la classe media con la riduzione delle tasse. I ricchi, a livello di consumi zero, perché il ricco per definizione c'ha tutto, non è che se c'ha la Ferrari se ne compra un'altra, sì, c'è pure chi se ne compra 5, ma quello è un altro discorso, non è che se il ricco si mangia 2 hamburger perché gli riduci le tasse, allora ne mangia 4, non è così. Quindi in pratica l'unico motivo era perché i ricchi con tutti questi soldi facevano investimenti, che è vero che i ricchi fanno gli investimenti, ma quali investimenti fanno se non c'è la ripresa? Solo di tipo finanziario e non c'era nessuna ripresa, perché il problema è il contrario: prima ci deve essere la ripresa e dopo avvengono gli investimenti dei privati, che sono i più importanti quantitativamente, che portano a consolidare la ripresa. Ma se non inizia lo Stato a spendere, non inizia la ripresa e i privati non investono e non c'è nessuna ripresa. Continuiamo a fare questo errore, che è un errore dovuto alla concezione liberistica, perché dopo il 79, dopo l'80, e questo c'entra con l'Europa, la concezione del mercato si modifica e diventa lui il regolatore dell'economia, e questo non funziona, perché il mercato non è un regolatore, è uno sregolatore. Perché se sulla piazza, diciamo così, delle vendite e gli acquisti noi dobbiamo dare la libertà ai consumatori di scegliere i prodotti che desiderano,
perché sennò siamo in un'economia non libera. Ma questo fa precipitare le condizioni di quelli che non riescono a vendere i prodotti. Quindi il mercato non è un regolatore, è uno sregolatore. È il mercato che deve essere regolato dallo Stato. Ma lo Stato, dopo gli anni 80, a partire dagli anni 80, viene demonizzato, la spesa pubblica viene demonizzata, tutti i mali derivano dalla spesa pubblica e quant'altro. E quindi chiaramente non c'è nessun motivo, nessun movente, nessuna ragione di una ripresa. E allora che cosa succede? Che le banche continuano, a partire dal 2001, mese per mese, trimestre per trimestre, semestre per semestre, anno per anno, per 13 anni, a fare derivati. 800.000 miliardi di derivati. A 800.000 miliardi di derivati si aggiungono poi i derivati dei derivati, titoli tossici su titoli tossici, cioè esplode la possibilità di guadagnare non sulla redditività dei titoli, che è escluso da questo quarto tipo di capitalismo che comincia nel 2001 e che è ancora vigente, ma dipende dalla numerosità delle emissioni. Allora, 3 milioni di miliardi di titoli tossici, 800.000 miliardi di derivati fanno quasi 4 milioni di miliardi di dollari di debiti, che significa 55 volte il PIL mondiale. Allora la prima domanda che vi faccio è: ma se nessuno dice niente del fatto che il debito del pianeta è 55 volte il suo PIL, perché se il debito di uno Stato supera di una volta il suo PIL ci si stracciano le vesti, la tragedia, il default, il debito, chi lo paga, il bambino che nasce ha 27.000 euro di debito e tutte queste stupidaggini? Questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. La seconda questione è che abbiamo quindi un sistema in cui l'obiettivo è quello di massimizzare le emissioni di titoli tossici. Tossici lo aggiungiamo noi, che abbiamo una coscienza. Titoli, perché loro guadagnano non su quello che renderà il titolo, perché il titolo è sicuramente in perdita, ma l'operazione di emetterne uno nuovo li fa guadagnare qualcosa. Quelli che sono al comando delle banche poi vanno in pensione anticipatamente con 50, 60, 70 milioni di dollari e se ne vanno nei paradisi fiscali a goderseli. Questo è il meccanismo. Ora, il problema qual è? Che se un paese va bene, il suo debito è sostenibile, c'è l'occupazione, come quando noi abbiamo un credito e sappiamo che il debitore ce lo paga, aspettiamo la scadenza e incassiamo. Quindi il titolo rimane nel cassetto, non serve a niente. Che un paese vada bene non serve a niente. Invece se un paese va male, rischio default, non ci siamo, la disoccupazione, le politiche di austerity e quant'altro, quello è ottimo, perché si mettono titoli su titoli, le pubbliche amministrazioni che falliscono, allora devono mettere titoli su questi titoli, eccetera, perché se uno ha un credito che non è esigibile, che fa? Lo vende, lo dà via, non se lo tiene. Chi lo compra sa perfettamente che è un credito inesigibile, quindi a sua volta lo dà via. Ecco come si fanno queste catene, poi ci sarà qualcuno che rimarrà fregato, ma questo è un altro discorso, una vecchia storia della finanza. Allora, visto che ci siamo accorti, abbiamo studiato con delle simulazioni, che non c'è nessuna politica di austerity e nessuna spending review che migliori i conti pubblici di nessun paese, l'obiettivo delle austerity e delle spending review non è di migliorare i conti pubblici, ma di peggiorarli, perché questo consente di massimizzare l'emissione di titoli tossici, che è l'obiettivo di questo tipo di capitalismo, che io definisco ultrafinanziario. Però c'è un problemino, che sta durando di più dei precedenti, che sono durati 12 anni e 9 anni. Quindi è meno questo capitalismo ultrafinanziario che ho appena descritto, con tutte le sue mostruosità, è paradossalmente meno insostenibile dei due precedenti. Perché? Perché è talmente lontano dall'economia reale, che non gliene può fregare meno di quello che ci succede, che in fondo lascia degli spazi. Poi torneremo su questo, che è un problema inquietante. Concludo questa prima parte, poi la seconda sarà un po' più veloce del mio
ragionamento col 2008. Cosa succede nel 2008? Che per la prima volta si scopre che la massa della liquidità che entra dentro le banche, portata dalle famiglie, dalle imprese e dall'economia criminale, che fa parte del gioco, è di meno della massa della liquidità che le banche stesse, come soggetti speculativi sui mercati finanziari, perdono su quelle bische là. E quindi c'è la crisi, la Lehman Brothers salta e via dicendo. Ma intervengono le banche centrali e forniscono liquidità illimitata, autorizzazioni monetarie illimitate alle banche che sono pieni fino qua. E allora noi economisti cosa pensiamo? Certo, le banche centrali sono banche private, controllate da altre banche private, quindi figuriamoci se i controllori controllati da coloro che dovrebbero controllare fanno politiche diverse. E quindi pensiamo che siano le banche a comandare. Invece alla fine del 2013, all'inizio di quest'anno, scopriamo che non è così, che non sono le banche a comandare. Anzi, le banche sono vittime di se stesse, perché il Fondo Monetario, la grande finanza, dice alle banche: avete troppi debiti, che bella scoperta, i vostri crediti non sono esigibili, il 45% dei vostri crediti non è esigibile, dovete essere commissariate, chiuse, accorpate, aggregate, e si inventano l'Unione Bancaria Europea e altri meccanismi americani, il patto transatlantico, eccetera, eccetera. Quindi è la grande finanza che ha spinto le banche ad attività ultra speculative per poi poterle ricattare, comprare e controllare. Non sono le banche, noi abbiamo creduto che fossero le banche che controllavano i governi, gli stati, cosa in parte vera, ma non è la spiegazione delle spiegazioni. Spiegazione delle spiegazioni è che c'è questa grande, questa cupola finanziaria mondiale che controlla anche le banche in questo modo, oltre gli stati, i governi. Allora, scusi, che sono quelli che diceva prima, quegli i grandi gestori di fondi, sono quelli? Quelli anche, no. Però no, sono i finanzieri che sono dietro, voglio dire, i Soros, i Rockefeller, i Rothschild, annessi e connessi, insomma. Allora, a questo punto abbiamo visto questi quattro tipi di capitalismi. Ovviamente è chiaro che l'euro è stato introdotto per impedire all'Italia di svalutare, cioè di avere uno strumento supplementare di difesa della propria competitività. Già era considerata pericolosa l'Italia per la sua naturale capacità produttiva, soprattutto in nord dell'Italia, e quindi occorreva una moneta che servisse per governare i paesi. Una non moneta fondamentalmente, perché è artificiosamente scarsa, soprattutto nelle nostre tasche, ed è esageratamente abbondante dove non dovrebbe essere. Quindi è come se un sangue che circola nelle nostre vene si andasse ad accumulare tutto nei piedi e non ce ne fosse nella testa o nello stomaco. Quindi sarebbe un sangue inadatto alla circolazione. Su questo non ci sono dubbi. È chiaro che con questo sistema la semplicissima ragione è che e lo Stato e la spesa pubblica a cedere sempre di più, perché se è l'oggetto della emissione dei titoli tossici, ovviamente, per quello che dicevo prima, questo sistema sembrerebbe non sostenibile. Tuttavia, secondo validi economisti, una botta iperinflattiva doveva già essere successa e non è successa, cioè questi finanziamenti illimitati da parte delle banche centrali verso le banche ordinarie non hanno prodotto l'iperinflazione che avrebbe cancellato tutti i debiti e ricominciato i giochi. Un'altra soluzione, storicamente l'abbiamo visto in altre occasioni delle crisi finanziarie, è la guerra mondiale, ed è, diciamo così, grosso modo la soluzione peggiore. Però ripeto, questo tipo di capitalismo lascia spazio all'economia reale. Però a mio modo di vedere è uno spazio limitato, non è uno spazio sufficiente. Cioè noi possiamo coltivarci il cappricello, l'orticello, possiamo produrre delle cose, ma non riusciamo ad avere un'economia che ci porti, non dico alla piena occupazione, ma almeno a ritornare a poter essere meno indebitati, a poter spendere, a poter avere risorse, a star bene, a avere speranze. Però a un'economia paradossalmente era più negativo nei confronti della stessa economia di sopravvivenza e dell'economia reale
il capitalismo finanziario vero e proprio, quello che appunto dal 92 al 2001, quello che punta alla valorizzazione dei titoli, mentre questo che punta al numero nelle emissioni, controllato da algoritmi matematici, è talmente lontano dall'economia reale che gli lascia degli spazi, ma a mio avviso non sono degli spazi sufficienti. Quindi la mia previsione è che non sia un tipo di modello che continua, e l'euro fa la stessa fine. La seconda possibilità sono i modelli della decrescita. Il problema della decrescita è che mentre fa una critica interessante al PIL, al benessere, al capitalismo, al consumismo, ai limiti delle problematiche dello sviluppo rispetto alle risorse, eccetera, però offre una soluzione che per essere sostenibile, o meglio razionale, richiede una pari o anzi più che proporzionale diminuzione anche del fattore demografico. Quindi la decrescita felice è un modello a sua volta non sostenibile, a meno che ci sia una decrescita demografica più che proporzionale rispetto alla decrescita produttiva, per un problema di equilibri fra uomo e territorio. Quindi non va bene. Rimangono due soluzioni. Una è il ritorno a un capitalismo sostenibile di tipo keynesiano. Quindi dobbiamo ragionare in termini di spesa pubblica, di disavanzo, di recupero della sovranità monetaria sicuramente non si arriverebbe alla piena occupazione, perché è sempre un sistema capitalistico che non la assicura, però sicuramente si tornerebbe a vivere. Se no, c'è la possibilità di un modello economico non capitalistico, che però ha due presupposti. Il primo è che ci sia una moneta che non è riserva di valore, cioè non può essere risparmiata, non diventa obiettivo di accaparramento e di accumulazione, e quindi deve essere una moneta che serve solo per gli scambi. Il secondo è che bisogna partire dall'economia locale, produrre tutto quello che si sa produrre in modo di raggiungere la piena occupazione, e se si è bravi produrre di più di quello che serve, diciamo, alla domanda interna, esportare l'eccedenza. A quel punto l'eccedenza si può vendere a un prezzo arbitrario, perché è un'eccedenza, quindi a qualunque prezzo, si ridiventa competitivi sul piano internazionale e si possono comprare beni e servizi che non si è in grado di produrre all'interno con quella moneta internazionale. Questo corrisponde più o meno a un modello simile a quello che aveva proposto Keynes a Bretton Woods, che invece fu bocciato perché fu preferito il modello di White, di cui poi ho parlato. Le cose da fare fondamentalmente sono quattro. La prima è quella di ripristinare la netta separazione tra chi fa credito all'economia e chi fa attività speculative. Però c'è un piano B e si può partire subito, cioè un movimento come 5 Stelle si può appropriare di una politica creditizia e bancaria come si deve, cioè favorire le piccole banche, le banche cooperative, le casse di risparmio che facciano solo attività creditizia sul territorio, intanto che si pongono le basi di una riforma più ampia. La seconda cosa è il ripristino della sovranità monetaria, e siccome con i trattati e con l'euro abbiamo perso il potere di emettere moneta legale, ovvero euro, non abbiamo però perso la possibilità di emettere moneta fiduciaria. Cioè le pubbliche amministrazioni possono emettere buoni acquisto, voucher e certificati di credito che vengono accettati dai privati e poi dopo che lo Stato stesso riaccetta il pagamento delle tasse. Questo lo possiamo fare subito, cioè bisogna di aspettare il giorno dopo che sia governo. Si può fare il giorno stesso che sia governo. E non serve neanche il governo, paradossalmente. Serve di avere il direttore generale del Tesoro, il direttore delle ASL, eccetera. Quindi ovviamente il quadro politico deve essere favorevole, perché il funzionario deve sapere che ha copertura politica se compie un'azione del genere. Però se ha copertura politica può farlo, ecco, non
ci sono limiti a questa emissione. Poi ci sarebbero altre tre cose, a mio avviso, da fare. La prima è quella di, o meglio la terza, visto che seguo noi, è quella di cambiare il posizionamento dello Stato nella società, cioè inutile parlare della burocrazia e tutte queste sciocchezze. E il problema è che lo Stato oggi è posizionato fra la legalità e l'irregolarità e quindi tratta allo stesso modo i criminali e quelli che magari sono dimenticati di mettere un bollo, hanno parcheggiato la macchina che si sosta e quant'altro. Poi creano di fatto un'alleanza, soprattutto nel mezzogiorno, fra gli irregolari e gli illegali, una commistione. No. Lo Stato invece si deve posizionare in un'altra maniera, si deve mettere fra l'irregolarità e l'illegalità. Deve colpire col massimo della forza la criminalità, che a quel punto è meno numerosa, è meno importante. E invece, per quanto riguarda l'irregolarità, deve mandare i suoi funzionari, i suoi impiegati, i suoi ispettori, i suoi poliziotti, eccetera, a sistemare loro, ad adempiere loro quello che le leggi prevedono, perché solo gli impiegati pubblici, i funzionari pubblici conoscono le normative, il modo di poterle applicare, lo devono fare loro. Io, periodo che ero direttore generale del Ministero del Lavoro, poiché c'era una legge che me lo consentiva, la legge Baselli, l'ho fatto. Cioè, mandavo i miei ispettori, dicevo, se trovate dei reati, denunciate i carabinieri, la polizia, eccetera. Se trovate delle piccole irregolarità, piccola cooperativa, l'artigiano non sa fare un bilancio, glielo fate voi. Siete pagati per questo, è inutile che fate il verbale, che fate la multa, non serve, non risolviamo niente. Invece gli fate il bilancio o sanate la irregolarità. Questo è quello che è necessario per cambiare i rapporti fra i cittadini e le istituzioni. Se no è ovvio che finché si viene trattati da criminali perché magari si è sbagliata una cosa, è ovvio che non ci sarà mai un buon rapporto con le istituzioni. La quarta cosa è fare un censimento e considerare le grandi opportunità che oggi all'umanità sono offerte dalle straordinarie scoperte scientifiche e tecnologiche che possono portarci a rifiuti zero, a l'energia a costo negativo e altre cose di questo tipo. E infine bisogna separare, a mio avviso, tutta la cura delle persone, la salute, la medicina, la sanità, dalle logiche di profitto. E questo ovviamente è un grosso compito, però fa parte del gioco. Non si può pensare di mettere un medico X di fronte alla scelta se intervenire con la medicina o con la chirurgia o meno, facendogli capire che se interviene nel modo più invasivo e devastante guadagnerà di più. Mi riferisco, non ce l'ho con un singolo medico, ce l'ho con un sistema, però è un sistema che va rivisto. I medici devono fare i medici, devono curare le persone, devono per questo avere una sufficiente remunerazione, ma deve essere completamente scissa la scelta della cura dalla realizzazione di un profitto. Grazie. Ringraziamo tantissimo il professor Galloni per questa esposizione chiara, anche ha trattato temi sicuramente complessi, forse per certi aspetti alcuni tratti anche nuovi per molti di noi, ma sicuramente esaustivi di un quadro generale che è passato attraverso tante fasi come abbiamo potuto ascoltare. Adesso questo è il momento in cui dopo aver potuto riflettere in seguito alle parole del professor Galloni, per chi volesse porre delle domande. Ecco, ce n'è già uno. Nome e cognome, si presentatevi e poi insomma formulate la domanda, va bene? Allora, sì, prova. Beh, comunque mi si sente Paolo. Allora, due domande. La prima è questa: se quel sistema di voucher, se ho capito bene, può essere applicato a livello locale, oppure se c'è diciamo, la necessità che sia il tesoro a disporlo a livello nazionale. E la seconda è un ragionamento un po' più complesso, nel senso che è macroeconomico.
Cioè, io non riesco a capire come queste entità finanziarie, ad esempio prendiamo il Fondo Monetario, no? Abbia interesse a farsi padrone di istituti bancari e quindi di conseguenza dell'economia dei paesi con un meccanismo di schiavitù finanziaria. Perché io non vedo un disegno positivo nemmeno per questi grandi speculatori, nel senso che una volta che comunque hanno comprato delle banche dei paesi che sono in fallimento, in perdita, cioè il denaro in sé non fa l'economia, perciò muoiono dei loro stessi gesti, non so se mi spiego, cioè riempirsi di denaro quando il mercato complessivamente sarebbe morto e non ci sarebbe produzione perché gli stati sono con la mano al collo da parte di queste entità finanziarie e quindi le banche non danno credito, l'economia non si muove, la produzione è ferma e quindi quel denaro in immensa quantità, queste entità finanziarie, a cosa serve se un domani muore l'economia reale? Non so se mi sono spiegato, grazie. È chiara la domanda. Vuole rispondere subito oppure no, aspettiamo se ci sono altre domande? Se ci sono altre domande, perché sì. Delle volte... Prego, qualcuno porta. Io ho un attimo il microfono, poi te lo passo, te lo porto. Anch'io mi associo alla domanda che ha fatto lui prima sul moneta fiduciaria locale, globale, e le metto anche questo termine, moneta elettronica, bitcoin, perché adesso sto guardando di quello. Ok. Poi non lo ricordo, quindi porto il microfono. Capita. L'emozione. Capita. Cosa tutto buonasera. Funziona? Devi accendere forse? Accendilo. Accendi il microfono? Certo. Sì. Sì, ma non funziona. Boh. Vuoi venire qui a farlo? Parla voce alta. Beh, ma ci sente. Dai voce. Allora, mi chiamo Alessandro. La mia domanda è, in questi vari periodi storici, economici, no? Qual è l'influenza e la globalizzazione, che il rapporto ha in questi periodi? Come ha influito soprattutto dopo il 92, con l'entrata, o soprattutto dopo l'entrata della Cina nel WTO? Che rapporti ha avuto? Mi è tornata la domanda. Parto dal presupposto che sono completamente ignorante in materia, per cui magari mi esprimo anche male, ma se le cose così non vanno bene, oltre a queste proposte non c'è qualcosa per risistemare un po' le cose che sono sbagliate in questo sistema? In questo caso, quali regole possono essere discusse insieme con gli altri paesi europei per far sì che questo accada? Federico. Ci sono altre domande? In questa prima fase? Sì, prego. Mi chiamo Mauro. Mi allego l'ultima osservazione, che è molto interessante, sul sistema sanitario. Cioè il fatto che il sistema sanitario deve essere slegato dall'abito profitto. Però va pensato che oggi tutte le imprese che lavorano nell'ambito sanitario sono multinazionali, quindi il concetto della separazione del profitto sulla nostra salute deve esserci praticamente un cambiamento di paradigma internazionale, e con la separazione di quello che sono i profitti delle multinazionali che oggi speculano non solo sulla nostra salute, ma sui servizi essenziali della persona. Quindi penso che questa cosa deve essere veramente qualcosa di incisivo ai bassi livelli. Come è possibile poter attuare una cosa di questo genere? Considerando solo l'ultimo, pensando che senza un'industria chimica farmaceutica nel 1939 la seconda guerra mondiale non si poteva svolgere, in quanto la IG Farm, quindi composta da Bayer, Höchst e BASF, che quindi erano le più grosse industrie chimiche farmaceutiche dell'epoca, hanno finanziato in modo massiccio Hitler affinché lui entrasse in guerra a conquistare l'Europa per avere uno spazio economico. Quindi se la chimica è il principale attore della salute medicale,
a questi progetti, nel senso di occupare, quindi dominare il mondo, ecco, questo è come ne veniamo fuori. Ci sono altre domande in questo primo tranche? Una domanda, mettiamo la Daniele. Poi dopo otto. Non ho capito bene il meccanismo di con il quale sono scaricati, diciamo, per i tossici, c'è anche la pelle in più, diciamo, sulla... Nesso causale. Sì. Volevo chiedere, in riferimento alla moneta complementare che può emettere un comune a livello locale, se il comune può accettare questa moneta dai cittadini per il pagamento a riserve delle tasse comunali, dei tributi, che sempre è veramente però una, come dire, un indebitamento del comune che comunque deve far fronte delle spese che non può pagare con dei buoni non complementari. Sì, sì, no, se è sostenibile. Sì, sì, ho capito. Io volevo fare anche una domanda. La domanda era questa, lì prima diceva che quest'ultima fase, diciamo, sta durando più tempo rispetto alle altre. Sì, stavo chiedendo che l'ultima fase, appunto, che ha spiegato, sta durando più tempo rispetto alle altre fasi precedenti, e questo sarebbe paradossale rispetto alle condizioni. Perché insomma. Infatti, però avevo, forse mi sono sbagliata, ma è come se avessi intuito che lei stava alludendo a qualcosa che questo più lungo periodo, forse come se ci fosse una sorta di attesa di qualcosa. Allora mi chiedevo se la mia intuizione era corretta o no, e se questo allungare questo tempo c'è in effetti l'attesa di qualcosa che ha da venire e che ancora non c'è, ma siamo prossimi a. Chi c'è ancora? Lino. Prego. Se c'è il tempo mi chiamo Annie. Annie. Se c'è un approfondimento sulle ragioni per cui il discorso sulla decrescita felice, no? Non può portarci fuori da questo, cioè, un approfondimento sulle ragioni che ho inteso, però ci è passato così. Ci fermiamo qui momentaneamente. Beh, insomma, se ci queste conferenze. Allora, no, le ho un po' raggruppate praticamente in tre. Allora, prima di tutto, lo Stato, quando dico lo Stato non intendo solo lo Stato centrale, intendo anche, che ne so, le ASL, eccetera, eccetera, possono emettere certificati di credito erariali a proposito dei loro debiti nei confronti dei privati, perché c'è stato lo stanziamento e quindi c'era la copertura, c'è stato l'impegno e c'era la copertura. Poi si è fatta la gara, si è fatta l'opera, si è verificata l'opera, non ci sono i soldi. Così funziona. È ovvio, si dovrebbero emettere dei titoli a debito che fanno aumentare la spesa pubblica secondaria, comunque rientra nei conti, mentre invece se tu emetti un certificato di credito erariale che poi gira, quando ritorna indietro non ti determina una riduzione del gettito in euro, perché comunque era stato già contabilizzato, quindi nella competenza è irrilevante, nella cassa è un sollievo che ci sia una maggiore liquidità. Un buon acquisto invece, senza copertura, perché se non sarebbero come i buoni pasto, è un'altra cosa, un buon acquisto senza copertura significa mettere non 80 euro, ma 200 euro nella busta paga, questo poi lo diciamo pure a Renzi. Metti questi 200 euro equivalenti, questi vengono i dipendenti, i precari, i pensionati, possono quindi incrementare la loro spesa, i privati che li accettano, che non sono obbligati a accettarlo perché è il momento di fiduciarli, ma quelli che li accettano poi li possono a loro volta utilizzare per pagare le tasse, perché è ovvio che la regola prima della moneta fiduciaria
è che chi la emetta l'accetti, ovviamente, no, poi lo Stato fa il furbo, poi li tenete, no? Ok, questo determina contabilmente una riduzione delle entrate in euro e conseguentemente un aumento del deficit. Però se io le emetto a inizio periodo e faccio riprendere l'economia alla fine del periodo, avrò speso di meno per i disoccupati, di meno per le casse integrazioni, avrò aumentato anche il gettito in euro e quindi c'è una formula che mi consente di non aumentare il deficit ma di migliorare il PIL. Quindi a parità di deficit o con pareggio di bilancio, con questo sistema alla fine del periodo ho un risultato contabile che è tutto l'opposto della spending review dell'austerity, cioè ho migliorato i conti pubblici perché è cresciuto il PIL e conseguentemente il debito pubblico rispetto al PIL si è ridotto. Terza possibilità, i voucher. I voucher sono, diciamo, specifici, quindi ciascun ministero li deve emettere in base alla propria missione, quindi da lezioni di inglese, lezioni di ginnastica, lezioni di informatica, eccetera. Qui è più difficile valutare il moltiplicatore, potrebbe essere maggiore, cioè praticamente essendo mirati potrebbero avere un effetto sull'economia più veloce e allora sarebbero ancora più efficaci di quelli a spesa pubblica. Però su questi voucher non ci sono degli studi sufficienti, si possono fare solo delle ipotesi. Comunque è chiaro che portano un aumento, un sollievo alle esigenze di liquidità ed un aumento dei consumi, perché se io ho un voucher di 100 euro per mandare al mese, per mandare mio figlio a fare l'inglese e l'informatica, potrò spendere i 100 euro in pizzeria, no? Perché non li devo più spendere per mio figlio. Il punto qual è? Che i comuni nelle regioni a statuto speciale possono fare questa cosa, quindi dovremmo aumentare il federalismo fiscale per poter gestire al meglio questo tipo di interventi. In Sicilia il Movimento 5 Stelle ha presentato due progetti, il grano e il tarì, per fare questo, quindi ci si sta già lavorando sopra, non è che sia un futuribile. Allora, il disegno del Fondo Monetario Internazionale, speculazione eccetera. Allora, la caratteristica peculiare, cioè l'obiettivo di questo tipo di capitalismo che io definisco ultrafinanziario, è di massimizzare il numero dei titoli, perché guadagna su ciascuna emissione, non guadagna sul titolo. Quindi che fine faccia il titolo non interessa. Bisogna peggiorare la condizione degli stati facendoli fare politiche economiche sbagliate, perché quello fa aumentare l'emissione di titoli. Dopodiché poi uno prende i soldi e scappa, voglio dire, non è che gli interessa cosa succede a quel paese, cosa succede al possessore ultimo del titolo, non gli interessa. E il fatto di morire, vedi, mi fa un attimo, poi riprendiamo il discorso, tu vuoi sapere se quelli del Fondo Monetario Internazionale, quelli che fanno queste speculazioni eccetera, andranno in paradiso? Ti direi di no, ma non sono un prete. Però hai capito? Noi ragioniamo sempre con questa mentalità che uno dice, ma se fa così fai male, sì fa male, ma non gli frega niente, lo fa e basta. Gli devi impedire di farlo con la giusta autorevolezza e con gli strumenti che hai a disposizione nell'ambito di una democrazia, che tu sei portatore di una sovranità e hai il potere, lo devi esercitare, se non lo eserciti, come diceva a Roma, chi si fa pecora e il lupo se lo mangia. La globalizzazione. Allora, la globalizzazione da un certo punto di vista c'è sempre stata, no? Perché al tempo dei Romani si comprava il grano in Sicilia, a un certo punto hanno cominciato a comprarlo in Nord Africa si è arricchito, e l'Italia si è impoverita, poi è finita come è finita.
col 92, con l'ingresso della Cina, eccetera, si è inventato un tipo di globalizzazione che premia il produttore peggiore, quello che paga di meno la manodopera, quello che inquina le regole. Questo è stato chiaramente un errore, perché in molti ambiti la globalizzazione ha avuto effetti positivi, quali? Quelli delle alte tecnologie, perché lì la concorrenza non era sul prezzo in quanto tale, ma era sulla rispondenza della qualità del prodotto alle esigenze del consumatore, no? Quindi a prescindere da quello che c'era dietro in termini di salari o di difesa dell'ambiente. Invece, per esempio, nel campo agricolo è stato un disastro, soprattutto per noi italiani, ci siamo visti i formaggi cinesi, i pomodori australiani o peggio ancora olandesi, eccetera, che non avevano le stesse qualità nostre, però costavano talmente poco che i cittadini, in condizioni di scarsità artificiosa di euro nelle loro tasche, compravano questi prodotti, cioè creavano disoccupazione interna, perché il nostro produttore di pomodoro era spiazzato perché il suo pomodoro costava troppo. Allora è chiaro che se si emette moneta locale, che può servire solo per comprare il prodotto locale, tu difendi e rianimi i livelli dell'occupazione locale. Poi questa moneta circola tra privati. Ovvio che se entrano in ballo anche le amministrazioni e l'accettano per mettere le tasse, abbiamo fatto una moneta vera e propria, una moneta alternativa in questo caso. Ovviamente sono cose da approfondire e da studiare. Allora, le cose di cui stiamo parlando, compreso l'euro, ovviamente, possono essere affrontate fondamentalmente in due modi, a parte accettare quello che succede subitamente. I modi alternativi sono quelli di fare un ragionamento di tipo teorico. Il ragionamento di tipo teorico ti porta a dire che l'euro è una schifezza, che ti fa solo del male, quindi prima esci dall'euro, prima ritorni alla moneta nazionale, meglio è. Però questo è un ragionamento teorico. Perché a livello pratico, se tu svaluti la moneta, ne hai un vantaggio, ma anche il tuo vicino ripristina la sua moneta nazionale e la svaluta a sua volta, e quindi annulla il tuo vantaggio. Quindi bisogna mettersi d'accordo che tipo di Europa vogliamo. Vogliamo un'Europa con nazionalismi che si combattono l'un l'altro, o vogliamo un'Europa che recuperi la logica di Bretton Woods, del Trattato di Vestfalia, e quindi garantisca a tutti un equilibrio, un certo aiuto a chi non ce la fa? Questa è la questione, perché se tu torni alla moneta nazionale e ti impegni a non svalutare, per esempio, no? Allora che ci torni a fare la moneta nazionale se poi mantieni la stessa parità che c'era con l'euro? Dice no, però io con la sovranità monetaria faccio spese in disavanzo, aiuto i disoccupati e via dicendo. Però paradossalmente anche questo ottieni lo stesso risultato, perché se tu dai un reddito ai disoccupati, aumenti la domanda interna, e l'aumento della domanda interna ti fa produrre di più, e se aumenti la produzione diventi più competitivo all'esterno. Quindi in effetti, se non ci sono accordi, che si tratti di globalizzazione, che si tratti di euro o che si tratti di disavanzi pubblici nazionali, bisogna sempre che ci siano dei criteri, quello che è mancato a Maastricht, perché a Maastricht si sono definiti dei parametri senza tener conto dell'economia vera, cioè si è detto il 3%, pensando che tra l'altro l'economia europea crescesse continuamente. Il quadro macroeconomico sottostante agli accordi di euro, un quadro di sviluppo, non hanno neanche preso in considerazione l'ipotesi che ci potesse essere una crisi, perché secondo loro col mercato unico e con l'euro ci sarebbe stato un grande sviluppo, come effettivamente non è stato. Quindi non c'era un piano B, no? Salvo che poi i singoli paesi, come la Francia, non ce la facessero a sopportare quei vincoli e quindi li sforassero. Ma davvero non lo sapevano? Lo sapevano, sai perché? No, sai perché? Perché le stesse persone che andarono a Maastricht a negoziare i parametri, che quindi disegnarono un quadro macroeconomico espansivo, erano quelle che poi sui tavoli di Roma per la riforma delle pensioni favorirono una riforma molto penalizzante per i lavoratori in base a un quadro macroeconomico molto recessivo, ed erano le stesse persone, quindi erano in malafede. E quindi erano in malafede.
Fed, assolutamente. Tutti sapevano che sarebbero certo, arrivati a... Perché doveva essere o un quadro macroeconomico trionfalistico, e allora non bisognava fare una riforma delle pensioni penalizzanti, o un quadro macroeconomico devastato, allora si doveva fare quella riforma, ma a Maastricht bisognava dire guardate che non usciamo lì. Maastricht, Lisbona e così via. Una domanda sul concetto sì, dell'aumento della spesa interna. Sì. Ma se noi non nel consumo interno, ma se noi non creiamo delle barriere all'importazione di merci a basso costo, dove comunque sono in concorrenza con il nostro prodotto, ipotesi, una t-shirt fatta in Cina costa 50 centesimi, la stessa t-shirt prodotta in Italia costa 1,50 euro. Quindi in questo caso... Infatti secondo me, e l'ho scritto in un altro libro, il modello che può funzionare proprio perché affronta questo aspetto è un modello di doppia circolazione monetaria, cui tu hai moneta per il mercato locale, che serve solo per i prodotti locali, e moneta invece internazionale per il resto. Scambio, certo, internazionale. Quindi ripeto, i discorsi teorici sono belli, però poi possono non essere pratici. La pratica a volte è diversa, quindi bisogna trovare degli accordi internazionali. Quindi una fuoriuscita sana dall'euro è quella in cui tutti i paesi si mettono d'accordo su qualcosa. Ci vuole una volontà politica. E certo che ci vuole una volontà, ma ci vuole sempre una volontà politica. Il sistema ha cominciato ad andare male alla fine degli anni 70, quando l'economia, il pensiero unico, doveva dettare alla politica cosa si poteva e non si poteva fare. Fino a quel momento era la politica che sceglieva qualcosa. Certo, poi se il politico viene e ti propone una cosa impossibile, dico non si può fare. Però il politico mi può proporre un ritorno a Keynes o un modello non capitalistico. Sono tutti sostenibili, secondo me, tecnico. Se invece lui vuole che siano i tecnici a suggerire i modelli, i tecnici possono non mettersi d'accordo. O uno è pagato da una multinazionale, uno da un'altra, di dire cose completamente opposte, come spesso succede anche in campo sanitario, in campo scientifico, purtroppo. È la costumanza di negare. Certo. Allora, Daniele, i rapporti fra spending review e titoli tossici. Allora, il nesso causale va da peggioramento ad emissione, non da emissione a peggioramento. Quindi, siccome l'obiettivo è quello di massimizzare l'emissione, il modo per massimizzare l'emissione è che i titoli non siano buoni. Se i titoli sono buoni, cioè il debitore pagherà, è affidabile, eccetera, quello è un buon titolo, ma non serve a niente. Così come non serve niente un paese che vada bene, servono paesi che vadano male. Qualche paese può andare bene, quindi, tipo apparentemente la Germania, ma occorre che i paesi mediterranei vadano male, perché sennò come si fanno a mettere tutti questi titoli? Poi... Sì, ma è impossibile una soluzione. Come? È impossibile una soluzione, nel senso che come si fa a dire alla Germania... Senti, un po' che intanto che noi ci riprendiamo, poi... Cioè, la Germania è passata da una primazia sottolineata da avanzi commerciali dovuti alla sua superiorità tecnologica e quindi ad investimenti dei privati nelle tecnologie, ad una situazione in cui questa primazia nelle esportazioni, questi avanzi strutturali, sono ottenuti comprimendo la domanda interna, quindi non c'ha più tutti questi investimenti tecnologici. Quindi è un paese che non sta andando verso soluzioni di equilibrio, neanche la Germania. Si sta alzando, certo, per forza. Ma allora tutta l'Europa cadrà per suono. Certo. Dopo la Grecia ci saremo noi, Spagna, tutto l'altro e poi tutta l'Europa. Ma io penso che la Francia sia messa molto peggio dell'Italia. Ah sì? E certo, perché noi almeno esportiamo, siamo sempre una potenza mondiale per diversificazione merceologica all'export. La Francia non riesce, a parte qualche multinazionale che va bene, il resto o aumenta la spesa pubblica o affoga. Se aumenta la spesa pubblica esce dall'Europa, se non esce dall'Europa affoga. E questo lo sta cavalcando la Le Pen molto bene dal suo punto di vista, però non è che se facciamo Le Pen in Francia e la
l'alternativa a Germania e qui da noi una cosa del genere, poi ci facciamo comunque la guerra, quindi bisogna trovare anche diciamo, un po' di patriottismo non guasta, ma se si torna al nazionalismo, quindi chiudi la Francia contro gli altri paesi, non è che risolviamo il problema. Professore, però qui dobbiamo sbrigarci perché saremo... Perché dobbiamo andare a cena. Perché mi pare che stanno cercando di svendere tutti gli assi. Certo. No, ma l'Italia ha perso tantissimo in questi decenni, cioè nonostante ancora piccole imprese che esportano, perché quello che era il disegno originario, lì c'è una nota in cui io litigo col mio ministro, quale mi dice, guarda Galloni, che noi vogliamo distruggere le piccole imprese perché sono improduttive. Me l'ha detto proprio Manoli questo anno. Perché non fanno debito, cioè fanno poco debito. Sì, ma non ci sono riusciti, nonostante la pubblica amministrazione che va contro, nonostante il ritardo nelle infrastrutture, nonostante le banche che non fanno credito. Cioè è un mistero com'è che queste piccole imprese italiane continuano a produrre, a esistere contro ogni regola dell'economia e della finanza. Perché sono portatrici di un modello nuovo, un modello alternativo, che è il controllo delle risorse reali invece che quello finanziario. Esatto. È questo che vogliono colpire nell'Italia, nell'italianità. Questo è un aspetto molto importante, ha ragione lui quando dice tempo, certo, perché forse non potremo sostenere all'infinito questa situazione. Salvo poi il professore Netta con tutti i programmi elettorali. Vabbè, no? Certo, quello è molto forte i politici, no? Sono tutti bravi. Almeno prima però. Di quello che dicevo prima a proposito delle società farmaceutiche adesso e connesse, è chiaro che ci deve essere un potere pubblico che si impone su questi disgraziati, se li lasci fare ma addirittura adesso io non voglio adesso andare a aprire degli ambiti che potrebbero essere estranei al dibattito di oggi eccetera. Però ci sono delle cose che ci fanno ammalare e serviamo ammalati, perché con le cure ci si guadagna. Ci sono fior di scienziati che ti dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio, che tutta la chemioterapia per curare i tumori è proprio la causa della morte della gente, è la chemioterapia. Cioè, per dire, adesso io non faccio il medico, non voglio il male del Reni, non ho studiato abbastanza, però mi documento e mi impressiono, no? Vedo gente che è guarita rifiutando le cure e gente che è morta proprio perché gli hanno fatto le cure, per dire, e lì sospese, perché sapete che... No, poi ci sono altri, leggevo che c'erano due cose diverse, comunque c'erano delle medicine efficaci che però non venivano prodotte perché erano poco, dovevano vendere a poco, cioè nuove generazioni di antibiotici, perché adesso i vecchi antibiotici pare che non funzionano più, perché se ne è abusato, no? Ovviamente, quindi i germi si sono rafforzati e perciò servono nuovi, ma non li fanno perché il guadagno di questi antibiotici è basso. Invece tutti i prodotti chemioterapia varie sono costosissimi e quindi vai a produrli perché c'è il guadagno. E dopo il problema è anche il discorso del brevetti, in quanto certo. I prodotti naturali non sono brevettabili, quindi non possono avere un profitto enorme. Certo. Tutto quello che è prodotto, sì, esatto. Comunque su tutte queste cose lo Stato con leggi eccetera eccetera può intervenire e modificare quello che si deve modificare. Allora, Marcella, adesso qui ho scritto delle cose, non mi ricordo bene, ho scritto sostenibilità. Sì, chi era? Rispetto al fatto che sta durando di più questa fase. Sì, ho capito, no, adesso mi ricordo. Sì. No, la tua preoccupazione è fondata, ma adesso io a volte parlo, diciamo, da ricercatore, quale sono, cioè studio i fenomeni e non è che parto da un'ideologia per dimostrare una cosa. Studio il fenomeno e magari ho fatto un'ipotesi di lavoro che poi viene negata dai dati e allora dico, guardate, ci siamo sbagliati, non abbiamo capito niente, è un altro. Quindi adesso dico semplicemente che questo
modello, questo ultrafinanziario delle emissioni dei titoli, si è dimostrato più sostenibile. Ipotizzo perché è troppo lontano dall'economia reale, quindi ti lascia degli spazi. Quello che però dobbiamo ottenere anche come scienziati nell'affrontare queste problematiche è superare il dualismo tra bene e male. Cioè noi non dobbiamo, se vogliamo fare un lavoro scientifico, dire il capitalismo ultrafinanziario è il male, allora non può esistere, perché se no negheremo il bene. Questo è un approccio che non è scientifico. Noi dobbiamo invece superare il dualismo e cercare di dare un'interpretazione unitaria della realtà. Questo è il lavoro scientifico, non è facile, perché delle volte si incontrano delle resistenze, perché se io vado in certi ambienti e dico il mercato no, ti battono le mani, no? Però stai dicendo una cosa sbagliata, perché invece il mercato serve, ha delle funzioni, ha dei limiti, devi sapere quali sono i limiti, devi sapere che ci sono dei prodotti che non possono e non devono essere commerciati, per esempio. Però poi sulle altre cose è giusto che ci sia una selezione. Quindi certo, l'uso che si fa delle cose è chiaro. Quando tu difendi il coltello non è perché vuoi sbudellare qualcuno, ma perché sai che è stato un progresso per l'umanità poter tagliare un pezzo di formaggio o quello che sia, usarlo per scopi. L'uso che viene fatto di queste cose viene fatto da parte di quelle elite finanziarie che stanno dietro le banche, che sono i veri responsabili. Ma perché noi vogliamo trovare il male e così scaricare sul male tutte le nostre rabbie, le nostre insufficienze, le nostre insicurezze. In realtà noi dobbiamo invece lavorare per costruire il bene. Ecco, questo è diverso. Spazi per far questo. Ce li dobbiamo trovare, ce li dobbiamo costruire. Ultima cosa, la decrescita. Allora, questo mi succede spesso, no? Che io credo di avere detto una cosa chiarissima, lapidaria, eccetera, e poi dopo mi dicono che non si era capito niente. Allora, la dico come la so io, diciamo, la ripeto, perché poi ovviamente. Io giudico la sostenibilità di modelli. Quello della decrescita è un modello che si basa su alcuni presupposti, dei quali validi sono per esempio la critica al PIL, il discorso delle risorse, eccetera. Però la soluzione, per essere coerente e praticabile, deve implicare anche la decrescita demografica, cioè con 15 milioni di persone noi possiamo attuare un certo tipo di tecnologia. Con 60 milioni di persone c'è un rapporto tra uomo e territorio, per cui per esempio, qui l'affermo e qui lo nego, un certo consumismo e anche un certo spreco di spesa pubblica sono stati funzionali alla sostenibilità. Cioè noi possiamo, è chiaro che una spesa pubblica sana, produttiva, seria è quello che vogliamo, ma se noi eliminiamo solo la spesa pubblica, sprecona, eccetera, eccetera, noi riduciamo il PIL, riduciamo l'economia, riduciamo l'occupazione. Questo è il paradosso. Quindi dobbiamo migliorare la spesa pubblica, sostituire le spese improduttive e gli sprechi con delle cose buone, ma se noi riduciamo solo gli sprechi è come quando uno improvvisamente dimagrisce e tutte le tossine che stavano dentro le cellule grasse vanno in circolo, si intossica, no? Così come sentivo una studiosa in televisione qualche giorno fa e spiegava che sì, mangiare troppo sano, solo olio crudo, solo vegetale, eccetera, può impedire di eliminare tutta una serie di tossine che invece il fegato costretto a lavorare attraverso la bile fa andare via. Per dire, adesso per carità, ripeto, sto abbastanza invadendo campi. Una buona notizia per me. Sì, ma dice non grazie professore. Non fritto tutti i giorni, però ogni tanto. Allora, questa crescita quando. Non ho capito. Questa crescita quando partirà? Allora, qui pure dobbiamo ovviamente intenderci. Nel modello economico che Economia 5 Stelle mi ha chiesto di rielaborare, di tipo keynesiano, io ho scisso la funzione del consumo
tra i beni materiali e i beni non materiali, e ho fatto in modo che alla riduzione nella produzione e quindi nell'occupazione dei beni materiali corrispondesse una crescita occupazionale maggiore nei servizi di cura delle persone e dell'ambiente. Questo è possibile. Quindi, alla fine hai un vantaggio in termini occupazionali per la semplicissima ragione che le attività tecnologicamente più avanzate richiedono sempre meno personale a parità di prodotto, e quindi per aumentare l'occupazione deve aumentare la domanda e deve aumentare il prodotto, se no che produce a fare se non lo vendi, e quindi cala l'occupazione. Ma nei settori di cura delle persone e dell'ambiente la domanda di lavoro è maggiore, perché comunque, anche se c'è stato un progresso pure lì, c'è bisogno di una certa presenza. Sì, è vero, adesso ci sono i robot, stanno sperimentando i robot per assistere e seguire gli anziani a casa, però è anche vero che per stare presso 24 ore a una persona malata ci vogliono 3 persone che fanno un turno di 8 ore o 6 persone che fanno un turno di 4 ore, no? Quindi bene o male l'intensità lavorativa dei servizi, cinema, teatro, arte, cultura e via dicendo, è superiore a quello che serve per produrre bicchieri. Voglio dire, un bicchiere ci volevano, cioè produrre bicchieri che servivano per una regione ci voleva una fabbrica di 1000 operai, oggi con 100 operai hai la stessa produzione di bicchieri. O aumenta la domanda di bicchieri, oppure è chiaro che l'occupazione si riduce drasticamente. Però ci sono nuove domande, nuovi settori. Importante, per esempio, in base a quello che dicevo all'inizio, regola di Cambridge, che quando tu riduci l'occupazione perché aumenta la produttività, che una parte di questi guadagni di produttività sia dato ai lavoratori, perché loro comprano di più, magari entrano nuovi prodotti, eccetera. Presuppone la proprietà della moneta da parte dello Stato e poter spendere deficit come vuole. Sicuramente se lo Stato spende in disavanzo, mette in moto l'economia, e dopo con la moneta fiduciaria dei privati ovviamente si raggiungono livelli occupazionali molto più elevati. Prego. Allora, tornando al tema della globalizzazione, no? Condivido tutto quello che è stato detto prima sui vari periodi, però io volevo centrare il problema sul discorso anche dei consumi della globalizzazione, nel senso che noi come Occidente, diciamo dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto una crescita esponenziale, abbiamo uno stile di vita altissimo, però ci sono miliardi di persone che vivevano con meno di un dollaro al giorno. Adesso questa situazione si sta un po' modificando, e si sta modificando molto rapidamente. La Cina in 20 anni ha praticamente fatto dei passi che nessun impero ha fatto in così poco tempo. Lei prima citava l'impero romano è crollato. Quindi la mia domanda è possibile che la Cina, l'India, il Brasile stesso hanno bisogno di crescere e i propri cittadini giustamente chiedono risorse, vogliono la macchina nuova, vogliono stare in ufficio col climatizzatore, quindi consumano energia e quant'altro, quindi sono dei consumatori. Le risorse non sono infinite, per cui dobbiamo noi occidentali abbassare questi consumi. C'è la torta. Ringrazio di questa domanda, perché mi consente di sottolineare un aspetto che forse può contribuire anche alla migliore comprensione della mia posizione sul tema della diversità. Allora, negli anni 70 il club di Roma, Aurelio Peccei, eccetera, sollevarono questo problema dicendo: questi sono i livelli di inquinamento, questi sono i livelli di consumo delle risorse non rinnovabili. Se grandi paesi come l'India, come la Cina, eccetera, si sviluppano al punto nostro, non c'è più possibilità di sopravvivenza. Quindi applicarono delle equazioni lineari, cioè al crescere della produzione crescevano parimenti l'inquinamento e l'uso di risorse non rinnovabili. Questo è assolutamente sbagliato, perché al crescere della produzione
io devo applicare un'equazione differenziale con una derivata parziale che mi consente di valutare quanto progresso tecnologico mi fa risparmiare risorse pregiate, risorse non rinnovabili e agenti inquinanti per unità di prodotto. Quindi io posso avere un modello di crescita in cui più investo e meno inquino, ma devo mettere delle regole. Se ad esempio io metto delle regole contro l'inquinamento, aumento il costo dal punto di vista della microeconomia e quindi vado contro la globalizzazione. Perché se io imponessi alla Cina, avessi imposto alla Cina nel 92 che non doveva inquinare così tanto, oggi la Cina non sarebbe così inquinata com'è e l'uso delle risorse non rinnovabili non sarebbe stato così. Comunque avrebbe iniziato il suo sviluppo in un altro modo. Ma se noi oggi applichiamo le equazioni giuste e le regole giuste, ovviamente, noi possiamo produrre molto di più, inquinando molto di meno e minimizzando la quantità di risorse pregiate e di agenti inquinanti per unità di prodotto. La mia domanda è: come riusciamo a imporre? Se la RIC sostiene, voi l'avete fatto l'inquinamento prima, noi lo facciamo adesso. Certo, però per esempio in Cina c'è stato un grande cambiamento 2 anni fa. All'ultimo congresso del Partito Comunista Cinese hanno deciso di puntare di più sulla crescita della domanda interna e di meno sulle esportazioni e quindi vanno in questa direzione, stanno andando in questa direzione e la prova è che dentro il loro sistema di trasporti sarà il più efficiente e meno inquinante del mondo con i treni a limitazione magnetica. Butterò via. Non è che hanno puntato solo su fare più automobili, però è ovvio che l'automobile di oggi con un litro di carburante può fare 50 km, l'automobile di 30 anni fa con un litro di carburante non c'è neanche 10. Più costa il carburante, ora ovviamente se ci sono degli interessi geopolitici per cui il carburante te lo devono vendere per forza, non conviene introdurre quegli apparati tecnologici che consentono di risparmiare, ma già oggi noi potremmo avere delle automobili a combustione interna che con un litro di carburante fanno 1000 km. Addirittura si potevano fare delle macchine che con un pieno tutta la vita dell'automobile, cioè non devi mai fare, c'è già il carburante per tutto, però ovviamente se ne fai una, fai un prototipo, perché nessun governo è talmente indipendente da imporlo, è ovvio che costa €1.000.000, nessuno si compra una macchina per andare a 100 all'ora da €1.000.000 e quella rimane lì nel museo dei futuribili. Se invece per qualche ragione dovesse essere obbligatorio adottare quel tipo di macchine, se ne farebbero milioni, decine di milioni di pezzi e allora il loro costo scenderebbe ai 10-15 mila euro di una macchina di media cilindrata attuale. Posso fare una comunicazione di servizio? Domani a Udine, in piazza Matteotti, dalle 15 alle 17, tra Inagorà, sarà presente l'eurocandidato Marco Giuso, consiglieri comunali e regionali e due candidati sindaco di liste civiche legate al Movimento 5 Stelle, Fiumicello e Pagania. E poi proseguiremo per l'ora bassa tour che sarà a Cividale in piazza principale alle 17.30, sperando che nel messaggero veneto del Gazzettino appaia comunicato, non come è stato fatto oggi, mi scusi professor Galloni, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, e certe volte fanno un po' di censura. Grazie. Bene, sono già le 8, vorremmo probabilmente stare qui ancora a fare domande, perché lo leggo nei vostri occhi, ma il tempo scorre. Quindi io direi di chiudere. Chiudiamo qui. Io ringrazio ancora proprio di cuore il professor Galloni che si è reso disponibile. Grazie a tutti voi.